Green Pass, sospesi i dipendenti dell'ASP di Cosenza senza certificato. Atto di sospensione per un medico, tre infermieri e due operatori sociosanitari dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza che non sono in possesso del Green Pass. La direzione generale dell'ASP, dopo la firma del provvedimento, fa sapere che sono state attivate tutte le procedure ed inviate le comunicazioni a tutti i dipendenti non vaccinati, con cui si invitano i destinatari a spiegare il motivo della mancata vaccinazione. L'azienda sanitaria, è stato precisato, proseguirà i controlli su tutto il personale, anche amministrativo. Altri sanitari, dipendenti però dell'azienda ospedaliera di Cosenza, pur essendo privi di Green Pass perché non vaccinati, non sono stati sospesi e potranno accedere al loro posto di lavoro previa effettuazione del tampone. Code per i tamponi davanti alle farmacie. Code per i tamponi davanti alle farmacie dei comuni piccoli e grandi del Basso Ionio Catanzarese è un sistema che potrebbe non reggere le richieste di chi mira a ottenere il Green Pass senza sottoporsi a vaccino. Sono giorni difficili in riva allo Ionio, in cui l'obbligo di esibire la certificazione sui posti di lavoro pone il problema dei controlli. Non solo dei datori di lavoro, ma di chi dovrebbe verificare che adempiono all'obbligo imposto. Le forze dell'ordine si preparano a effettuare la loro parte e a verificare le prime segnalazioni dei furbetti del Green Pass. Nulla a che vedere con la produzione di false certificazioni, ma gente pronta a mettere in atto un escamotage differente, che potrebbe essere già stato usato anche in provincia di Catanzaro. Si tratta della falsa dichiarazione di positività al Covid di chi si fingerebbe malato per qualche giorno, per poi sottoporsi al tampone che, dando esito negativo, aprirebbe la strada per ottenere il pass. Falsi malati di Covid, insomma, per ottenere il lasciapassare, che permette di evitare sospensioni sul posto di lavoro e i costi per i tamponi, seppur a prezzo calmierato, rappresenterebbero una voce non indifferente a fine mese. Fatta la legge, sono quindi numerosi gli inganni che si cercano di realizzare in una situazione in cui si rischia di perdere il controllo. Pronte poi le verifiche incrociate con le farmacie per smascherare chi presenta un esito di tampone fasullo o retrodatato. Il database del Ministero, infatti, registra in tempo reale i risultati dei tamponi, rendendo facilmente smascherabili possibili raggiri. Maglie pronte a stringere anche sull'utilizzo delle app per scansionare i codici QR, per essere sicuri che chi espone il pass non usi quello di qualcun altro. Dovrebbero essere utilizzati insieme alla visione di un documento di identità che però non tutti chiedono di esporre. In ultimo, i controlli verificheranno se le scansioni sulle scadenze vengano effettuate quotidianamente in un altro elemento di criticità già segnalato alle forze dell'ordine. Rimane però da capire quali e quante saranno le risorse umane impiegate nei servizi che potranno essere portati avanti a campione, ma che saranno utili per scoraggiare chi ancora sceglie strade alternative alle prescrizioni normative estese a tutte le categorie di lavoratori. Impianti sportivi in Calabria finanziamenti per più di 38 milioni. È stata di recente resa nota la graduatoria dei progetti relativi al bando Sport e Periferie 2020, un importantissimo progetto per lo sport voluto dal presidente Giuseppe Conte, rivolto alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane. Sono contento di annunciare che ben 62 comuni calabresi riceveranno nei prossimi mesi un contributo pari a 38.775.668 euro, diviso per ciascuno dei loro progetti. E questo l'annuncio del deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, componente della Commissione Cultura alla Camera, che ha tra le sue competenze anche lo sport. Per questo bando erano pervenute oltre 3.300 richieste e l'ammissione non era affatto facile e scontata. Per questo mi congratulo con le amministrazioni e gli uffici tecnici di questi comuni, perché sono stati in grado di elaborare progetti interessanti ed in linea con i criteri indicati dal bando. Il parlamentare pentastellato spiega nel dettaglio come verranno ripartiti i fondi. Per la provincia di Catanzaro sono stati stanziati 6.250.902 euro, da dividere in 11 comuni, tra cui il capoluogo stesso e la Mezza Terme, ai quali andranno 700.000 euro a testa. La quota maggiore, 17.648.000 euro,
e 31 euro andrà in provincia di Cosenza, con 28 comuni premiati: Cosenza, Rende, Acqua Formosa, Aiello Calabro, Albidona, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Fiumefreddo, Bruzio, Francavilla Marittima, Grimaldi, Laino Borgo, Mendicino, Mormanno, Panettieri, Piantecrati, Rocca Imperiale, Rota Greca, San Cosmo Albanese, San Fili, San Giorgio Albanese, San Nicola Arcella, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Scigliano, Vacarizzo Albanese, Villa Piana. 7.744.613 euro sono invece destinati a 12 comuni del Crotonese. 3.731.329 euro andranno a 6 comuni del Regino e 3.391.773 euro sono gli stanziamenti per 5 comuni della provincia di Vibo Valentia. Sono certo che questi finanziamenti saranno una bella opportunità per il nostro territorio e per tutta la comunità calabrese, perché potenziando l'offerta in ambito sportivo saranno molti i benefici per i nostri ragazzi in termini di inclusione sociale, condivisione e aggregazione, conclude Melicchio. Crollo sul rampa accesso a statale 106, due rinvii a giudizio. Il GUP di Catanzaro, Antonio Battaglia, ha rinviato a giudizio Alessio Marino Aimone, di 60 anni di Milano, ingegnere progettista dell'Astaldi, e Michele Mele, di 79 anni di Bari, ingegnere collaudatore statico. Il giudice, inoltre accogliendo la richiesta del PM Francesco Bordonali, ha assolto Antonio Bevilacqua, 56 anni di Palermo, ingegnere e direttore dei lavori del tratto statale 106 Ionica, che porta in località Germaneto di Catanzaro. Per Aimone, difesa agli avvocati Aldo Casalinuovo e Francesco Tocci, e per Mele, assistito all'avvocato Francesco Carangelo, il processo avrà inizio il prossimo 28 giugno. I rinvii a giudizio sono stati disposti nell'ambito del procedimento sul crollo del muro di contenimento di una rampa di accesso lungo la statale 106. Secondo i magistrati della Procura della Repubblica di Catanzaro, che hanno condotto l'inchiesta e chiesto il rinvio a giudizio, il procuratore Nicola Gratteri, l'aggiunto Vincenzo Capomolle e il sostituto Vito Valerio, gli imputati, in cooperazione colposa tra loro mediante condotte attive e omissive, ciascuno nella propria qualifica tecnico-funzionale e detto nel capo di imputazione, cagionavano per colpa generica e specifica il crollo del muro di contenimento della rampa numero 6 di accesso alla strada statale 106 variante. In particolare, Aimone, nell'elaborare la progettazione del tratto stradale lungo il quale si è verificato il crollo del muro di contenimento, non avrebbe previsto un idoneo e efficace sistema di drenaggio dell'acqua, avrebbe effettuato una sottostima dei carichi che sarebbero andati ad agire sul terrapieno e avrebbe realizzato una sovrastima dei parametri di resistenza meccanica del terreno. In fase di collaudo, invece, Mele non avrebbe riscontrato alcune delle criticità progettuali, evincibili attraverso l'ordinaria osservanza delle regole della tecnica. Per Teleionio, Salvatore Condito. Squillaggia la richiesta del sindaco, cavalcavia ammalorato, ora agli atti del collaudo. Si torna a parlare a squillaggio del rinomato cavalcavia ferroviario sul fiume Alessi, che il sindaco Pasquale Muccari ha chiuso al transito veicolare e pedonale lo scorso 30 settembre con propria ordinanza. Il ponte collega la strada Squillace-Lido-Copanello con il vecchio tracciato della statale 106 Ionica, ora provinciale. L'ordinanza di chiusura è intervenuta in seguito alla relazione di servizio della Polizia locale, in cui vengono evidenziate una serie di criticità rilevate lungo il tracciato. Vi sono problemi alla pavimentazione stradale, che presenta, oltre a diverse buche, soprattutto avvallamenti, probabilmente dovuti al dislivello fra un pilastro rispetto agli altri due pilastri di cui è costituita l'infrastruttura. Ora a preoccupare sono anche le condizioni di uno dei piloni. Come documentato dallo stesso sindaco con una foto pubblicata sul suo profilo social, si vede un pilastro dal ponte ammalorato con segni di cedimento del cemento, praticamente sfaldato, che lascia intravedere il ferro arrugginito. Tutto questo, sottolinea Muccari, a soli 10 anni circa dalla sua apertura al transito. All'amministrazione provinciale di Catanzaro, cioè all'ente che ha realizzato l'opera, il sindaco di Squillace ha chiesto gli atti del collaudo del cavalcavia per capire se esiste un collaudo della struttura e in che modo è stato fatto. Quel che è sicuro è che a causa delle condizioni del ponte esiste un concreto pericolo sia per il traffico veicolare che pedonale. Non basta naturalmente l'ordinanza del sindaco, ma occorrerebbe a questo punto che la stessa strada venga chiusa con apposite transenne fisse, visto che in questi primi 15 giorni di interdizione diversi veicoli, anche mezzi pesanti, vi transitano.
La realizzazione del cavalcavia ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta e venne completata e inaugurata nel 2010. Oltre alla visione degli atti del collaudo, il sindaco e l'amministrazione comunale chiedono che si dia il via ai sopralluoghi e agli opportuni interventi di messa in sicurezza. Lamezia, assenteismo dell'ASPAR inviato a giudizio funzionario e restituzione atti al pubblico ministero per Gallucci. Un rinvio a giudizio e restituzione degli atti al pubblico ministero per riformulare i capi di imputazione. E questo l'esito dell'ultimo passaggio processuale legato all'indagine che ha coinvolto Rosario Tomarchio, funzionario dell'ASPAR di Catanzaro e il direttore sanitario dell'ospedale di Lamezia Terme, Antonio Gallucci. Il primo è stato accusato di essersi assentato senza giustificato motivo dal luogo di lavoro tra i mesi di giugno e settembre del 2018. Da parte sua, Gallucci è accusato di aver omesso di attivarsi per sanzionare l'assenteismo dell'impiegato. Ieri Tomarchio è stato rinviato a giudizio per il reato di truffa ai danni dello Stato e dovrà comparire davanti al giudice il prossimo 20 giugno 2022. Per quanto riguarda invece l'accusa di abuso d'ufficio e l'intera posizione di Gallucci, invece, il giudice ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per riformulare l'imputazione sia nei confronti di Tomarchio che di Gallucci. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Il portavoce del movimento animalisti interviene sulla scelta di Amalia Bruni. Il portavoce degli animalisti in Calabria, Vincenzo Cerullo, interviene nella polemica che riguarda la volontà di Amalia Bruni di iscriversi nel gruppo misto del Consiglio regionale. È una scelta che non solo condividiamo come movimento animalista, ma che apprezziamo tantissimo e che testimonia la linearità morale e politica di Amalia Bruni. Noi l'abbiamo scelta in quanto esponente di spicco della società civile e lei, per rispetto di tutti i suoi alleati e degli elettori che l'hanno sostenuta, mantiene questo ruolo senza aderire a nessuna formazione politica, ma continuando insieme a tutti noi dai banchi dell'opposizione quelle battaglie che condividiamo in favore del miglioramento di vita dei calabresi. Siamo indignati per le polemiche strumentali e senza alcun senso di questi giorni, ma nessuno, nemmeno con le menzogne, potrà mai sminuire il valore umano e politico e morale di Amalia Bruni. Chiara Valle, il coordinatore di Forza Italia, Bruno Pelaia, ringrazia gli elettori per il risultato raggiunto dal centrodestra alle regionali in Calabria. Il coordinatore cittadino Bruno Pelaia rivolge un ringraziamento ai tanti elettori calabresi e chiaravallesi che con il loro voto hanno contribuito all'affermazione del centrodestra alla regione Calabria. La vittoria, con un ampio margine di consensi, ha consentito la piena affermazione di Roberto Occhiuto come presidente e di ben sei consiglieri di Forza Italia. A loro va l'augurio personale e di tutto il circolo di Chiaravalle, afferma Pelaia, perché unitamente agli eletti delle altre forze di centrodestra possano impegnarsi per il rilancio della nostra amata regione. Un compito sicuramente arduo, ma che sarà portato a termine come solenne impegno assunto con l'elettorato, per far sì, come dice spesso Occhiuto, che essere calabresi non deve essere un marchio, ma un timbro di qualità. Alecci si prepara a passare la mano, soverato e migliore di 7 anni fa. Il progetto Cambiamenti non morirà con la decadenza del sindaco di Soverato. Ernesto Alecci, per la prima volta dopo l'elezione in consiglio regionale, parla del futuro prossimo della città, che ha amministrato per 2 mandati consecutivi. Aspetto la proclamazione perché si avvii l'iter di compatibilità che porterà alla mia decadenza, spiega il sindaco. Lascerò al vice sindaco Daniele Vacca, rivendica, le redini di un comune migliore di quello che ho trovato 7 anni fa, nella pulizia, nella gestione delle opere realizzate e nei progetti che si stanno portando avanti. Nei prossimi giorni si convocherà una riunione di maggioranza con l'intera squadra che Alecci ha incontrato singolarmente per il passaggio delle consegne. Daniele Vacca, sottolinea Ernesto Alecci, avrà l'opportunità di misurarsi nel ruolo di sindaco. Io continuerò a collaborare con l'amministrazione comunale e rappresenterò in consiglio regionale l'intero territorio. Il mio proposito, spiega il neoconsigliere regionale nel nuovo ruolo, è di collaborare con la maggioranza, se mi accorgerò che il suo intento è di impegnarsi per lo sviluppo dell'intera regione, ma soprattutto farò fede al ruolo di rappresentante di questo territorio, portando all'attenzione del consiglio regionale le problematiche che vivono i sindaci e che attanagliano i comuni. Penso alla depurazione, alla gestione idrica, ai trasporti e alla sanità territoriale. Incalzerò la maggioranza affinché si avviano delle progettazioni che siano risolutive delle tante criticità dei nostri comuni.
Il sindaco Alecci rivendica l'importante affermazione elettorale, che sarà nelle promesse direttamente proporzionale all'impegno che metterà in campo. Le buone pratiche nell'amministrare bene Soverato, osserva, mi hanno dato visibilità e mi hanno fatto premiare anche da altri territori. L'idea, prosegue, è di estendere il modello amministrativo soveratese altrove. In queste elezioni abbiamo battuto il nostro secondo record. Il primo era di essere la lista più votata alle comunali, in città. E ora abbiamo il candidato alle regionali più votato della città. Una persona su tre ha votato per me e ringrazio per questo tutti quanti. Alecci non si sbilancia sugli argomenti strettamente politici, ma conferma la necessità di ricostruire a livello provinciale la struttura del partito con cui si è candidato. Il nostro segretario, sottolinea, si è dimesso. Il mio augurio è che ci siano nuove persone che si avvicinino al PD di cui faccio parte. Mi sono confrontato con i vertici nazionali, che vedono noi consiglieri come persone a cui demandare il ruolo di rivitalizzare i partiti e le sezioni nei territori. Non sarò certo io in prima persona a ricoprire alcun ruolo, preferisco dedicarmi al mio nuovo compito di consigliere regionale. Darò una mano anche a Soverato, in cui il dialogo con la locale sezione è aperto. Sulle voci di una costituzione di un gruppo consigliare del PD in consiglio regionale, dopo l'aderenza di Amalia Bruni al gruppo misto, Alecci non si sbilancia. Io sono a disposizione del partito, afferma diplomaticamente. Qualsiasi ruolo mi si vorrà dare, lo considererò decidendo con gli altri consiglieri. Se qualcuno me lo chiedesse, farei anche il capogruppo, ma non è questo che penso ora. Sostegno agli anziani a Squillace, il Centro Futura lancia due nuovi progetti di servizio civile. Nei giorni scorsi il Centro Studi Futura ha avviato a Squillace due progetti di servizio civile universale, lotta al disagio adulto e contrasto alle difficoltà della terza età, le cui attività avranno come obiettivo quello di supportare i nostri anziani nelle faccende di vita quotidiana e quindi migliorarne la qualità della vita, promuovere l'autonomia personale e relazionale e favorire la creazione di una rete sociale. Le attività previste dai progetti non riguarderanno aiuti tipo professionale, ma solo supporto in attività quotidiane, quale accompagnamento e disbrigo pratiche, supporto e compagnia, interventi volti a favorire la socializzazione e la vita relazionale. Con il presente avviso si vogliono individuare i soggetti che potranno beneficiare del servizio, dando priorità alle persone anziane ultra ottantenni, prive di rete familiare. Le domande di adesione al progetto sociale dovranno pervenire al protocollo dell'Associazione Futura di Squillace, previa compilazione di apposito modello, che potrà essere ritirato presso lo stesso ufficio protocollo dell'Associazione Futura o scaricato dalla pagina Facebook www.facebook.com/centrostudifuturasquillace.1. Per informazioni sullo svolgimento dei progetti e sulla compilazione delle domande si può fare riferimento all'ufficio del Centro Studi Futura, presso il locale del Convento di San Giorgio, in via Damiano a Santi, da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12, oppure chiamando il responsabile del progetto Enzo Zofrea al numero 338-71-11173. Per Teleionio, Salvatore Condito. San Sostene, aiuti alle famiglie bisognose col Fondo Solidarietà, bollette Tari ridotte. L'aumento delle bollette di gas, luce e spazzatura colpisce più di altri le famiglie che vivono già in difficoltà economiche. Per dare una mano a quelle che sono considerate le fasce deboli della società, il sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio, fresco di rilevazione per la quarta volta, ha ben pensato di far approvare in giunta la destinazione del Fondo di Solidarietà Alimentare per il rimborso o riduzione delle utenze domestiche, in questo caso la Tari, per le famiglie che versano in stato di disagio economico. Con la stessa delibera, che è uno dei primi atti del nuovo esecutivo municipale nominato dopo il turno elettorale del 3 e 4 ottobre scorsi, sono stati anche fissati i criteri di riparto della somma stanziata. Il decreto legge del 25 maggio scorso ha fissato a 29.597 euro la somma da erogare al Comune di San Sostene nell'ambito dell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L'amministrazione sansostenese, guidata da Aloisio, ha deciso di utilizzare il fondo destinato 20.000 euro alla riduzione o rimborso dell'onere della Tari sulle utenze domestiche delle famiglie disagiate e la restante parte, poco meno di 10.000 euro, per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa della pandemia gestita dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico, che risulta titolare della funzione relativa ai servizi
servizi sociali. Per accedere al rimborso o riduzione delle bollette TARI bisogna essere in possesso alla data dell'1 gennaio 2021 della residenza anagrafica nel comune di San Sostene e di un valore ISEE in costo di validità non superiore a 20.000 euro. Sarà rimborsata o ridotta del 40% per i ISEE compresi fra 0 a 6.000 euro, del 30% per i ISEE da 6.000 a 12.000 euro, del 20% da 12.000 a 15.000 e del 10% per i ISEE da 15.000 a 20.000. Se al termine dell'istruttoria l'ammontare dei rimborsi e riduzioni da assegnare risultasse superiore al fondo stanziato, l'ufficio compilerà una graduatoria ad esaurimento risorse sulla base del reddito ISEE e dei componenti del nucleo familiare. Per quanto riguarda invece i buoni alimentari, l'erogazione sarà gestita dall'Unione dei Comuni in base alla graduatoria già presente e definita con un bando per l'anno 2020, aggiornato con eventuali nuove richieste pervenute successivamente alla graduatoria già esistente. Serra, Figliucci e Reggio all'attacco sull'aumento della TARI. L'amministrazione omette di dire la verità. Come volevasi dimostrare, la colpa è sempre degli altri. Anche sull'aumento della TARI, qualche amministratore tenta di scaricare la colpa su qualcun altro. I consiglieri comunali Biagio Figliucci e Vito Reggio operano una nuova contestazione nei confronti dell'amministrazione, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, accusandola nella sostanza di dire le cose a metà. Senza voler prendere le difese di nessuno, sostengono gli esponenti di Per Serra Insieme, non si comprende su quali dati si afferma che la prosecuzione del progetto sui rifiuti, promosso dall'amministrazione precedente, avrebbe portato all'aumento della tassa di un ulteriore 25%. Qualcuno omette di dire che la realizzazione di punti di raccolta e dell'isola ecologica, seppur a carico dei contribuenti, avrebbe prodotto un incremento percentuale della raccolta differenziata, con conseguente riduzione dei conferimenti in discarica e notevole risparmio sulla bolletta. Vorremmo sapere dagli attuali amministratori quali sono oggi i dati della raccolta differenziata, se è aumentata o diminuita, visto che ormai non ne parlano più, chissà perché. I quesiti continuano e si concentrano sulla gestione del servizio. Vorremmo sapere, aggiungono Figliucci e Reggio, se il comune provvede alla pesatura dei rifiuti al momento della loro partenza verso la discarica. È vero, il costo del conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato è aumentato, che il dissesto non ha inciso direttamente sull'aumento della TARI, ma questo ultimo è dovuto all'incapacità dell'amministrazione di gestire al meglio il servizio di raccolta. Senza la realizzazione di un'isola ecologica e di punti di conferimento, la raccolta differenziata a Serra non aumenterà, anzi. Perché insistono, invece di spendere soldi per pareri pro veritate, lasciati poi nel cassetto, non si sono rivolti a professionisti del settore. Dimenticavamo, concludono ironicamente, loro sanno tutto e i risultati si vedono. Il motto rimane sempre lo stesso, la colpa è sempre degli altri. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Lamezia, dalla detenzione di animali protetti alle discariche abusive, denunce e sequestri. La stazione carabinieri forestali di Lamezia, nell'ambito di altri servizi che faceva unitamente anche all'arma territoriale, si è imbattuta in un soggetto che deteneva abusivamente una testuggine africana, una specie che è protetta da una convenzione e di cui è vietata la detenzione. Abbiamo rinvenuto questo esemplare di testuggine africana, che è un esemplare che è regolamentato da normativa europea e da normativa nazionale. Per essere detenuti questi animali, che sono inclusi nell'allegato B del regolamento CE, della CITES, devono essere tracciati. Ci deve essere un certificato di detenzione, di regolare detenzione, in cui l'animale deve provenire o da allevamento o da certificazione CITES. Questo soggetto non aveva tutta questa documentazione e pertanto, ritenendo la detenzione illegale, abusiva, abbiamo proceduto al sequestro. Questa è una testuggine africana, quindi non endemica delle nostre zone, e ha bisogno di particolari climi, per cui noi andremo a riprendere la testuggine e darla in affidamento a un centro di recupero animali selvatici per il successivo, se possibile, anche reinserimento in natura. L'ARMA si sta organizzando per creare in autonomia dei centri di recupero
recupero proprio per questi animali che appartengono alla Convenzione di Washington e quindi diciamo, per recuperarli in maniera proprio autonoma. Questa attività si inserisce nel contesto generale di tante attività che i carabinieri forestali svolgono in tutto il territorio e che specialmente nell'ultimo periodo, negli ultimi diciamo, 2 o 3 mesi, si è dovuta concentrare in particolar modo sulla gestione, su quello che è successo nell'ambito degli incendi, quindi abbiamo dovuto fare uno sforzo abbastanza consistente rispetto a quello che avveniva negli altri anni, andando a censire, a monitorare, a perimetrare quasi 140 incendi boschivi che si sono verificati in questa estate, alcuni di questi anche di superfici enormi, superiori ai 2200-2300 ettari, quelli che sono verificati nella fascia ionica catanzarese. E in più, partendo da quella disgrazia che è avvenuta a quella ragazza sbranata dai cani, ci siamo concentrati nel verificare in tutta la provincia se sono regolarmente iscritti all'anagrafe canina i cani che sono utilizzati per la custodia delle greggi, e riscontrando in diversi casi diverse irregolarità, ma riteniamo siano importanti affinché tragedie, disgrazie come quelle non si verificano più. E poi l'altra parte, i controlli sui rifiuti. Abbiamo sequestrato una vasca di raccolta di acque di vegetazione all'interno di un frantoio che illecitamente sversavano o erano tenuti in maniera non conforme. Continueremo anche in questo periodo con l'inizio della campagna olearia. 29 cani segregati in appartamento a Crotone, una denuncia. Teneva rinchiusi in un appartamento 29 cani in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Un uomo di Crotone è stato denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali. Ad accertare quanto avveniva nell'abitazione, in pieno centro cittadino, sono stati i carabinieri forestali che hanno ottenuto dalla Procura della Repubblica un decreto di perquisizione poiché il proprietario si rifiutava di aprire la porta. Per accedere ai locali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e l'ausilio del personale del 118. I cani, tutti meticci, erano in gravi condizioni e solo pochi erano provvisti di microchip. Al termine dell'operazione gli animali sono stati affidati in custodia ad un canile nel vicino comune di Torre Melissa. Oltre 200 ghiri trovati in un congelatore e confezionati in pacchetti, 3 arresti nel Reggino. A Delia Nuova i carabinieri hanno arrestato 3 persone per produzione di sostanze stupefacenti, uccisione o catture di specie animali protette a seguito di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei loro confronti dall'autorità giudiziaria. Nello specifico risale ad alcune settimane il rinvenimento a parte dei militari della stazione di Delia Nuova e dello squadrone cacciatori Calabria di una piantagione di marijuana di circa 730 piante in terreno comunale, a seguito del quale sono poi state avviate le indagini dai carabinieri che, grazie ai diversi riscontri e accertamenti, hanno permesso di individuare i 3 responsabili coinvolti nella produzione delle piante di cannabis destinatari dell'odierno provvedimento cautelare. In tale quadro, a seguito delle operazioni di perquisizione eseguite dai militari dell'arma presso i domicili e le proprietà o le attinenze dei medesimi, presso un'abitazione sono stati inoltre rinvenuti diversi esemplari di ghiri, considerati animali di specie protetta, tenuti in gabbia, e un'altra ingente quantità, circa 235, congelate e confezionati in oltre 50 pacchetti, destinati verosimilmente alla vendita o al consumo. Per Teleionio, Salvatore Condito. Violentarono ragazzine, 2 arresti nel Reggino. 2 trentenni bulgari domiciliati a Rosarno sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili in concorso di una violenza sessuale nei confronti di 2 ragazzine minorenni con meno di 14 anni. I 2, nel mese di luglio scorso, avrebbero costretto le ragazzine a seguirli in un vicolo appartato, dove subirono atti sessuali prima di riuscire a divincolarsi dai molestatori e darsi alla fuga. Le indagini dell'arma hanno permesso di risalire in tempi brevi all'identità dei 2. Fondamentale si è mostrata anche l'incessante attività di ricerca messa in atto dai carabinieri al fine di rintracciare i 2 stranieri che per diversi giorni erano scomparsi dalla circolazione fino ad essere stati individuati a Rosarno. I 2 sono ora nel carcere di Vibo Valentia a disposizione della magistratura in attesa di rispondere alle accuse mosse nei loro confronti. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Poliziotti aggrediti a Lamezia, Federazione Sindacale di Polizia, situazione al limite.
Nuova aggressione ai danni di due poliziotti in servizio alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, dopo un caso analogo avvenuto nei giorni scorsi. Un cittadino extracomunitario di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe prima infastidito diversi viaggiatori, quindi ha provato a danneggiare alcuni infissi della struttura. A quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno provato a identificarlo, ma sono stati aggrediti con sputi, calci e pugni, oltre a ricevere numerose minacce. Sul posto è intervenuto anche una volante, oltre ad un'ambulanza del 118. Così il trentenne è stato bloccato e arrestato con l'accusa di violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I due poliziotti hanno invece riportato lesioni che sono state curate all'ospedale di Lamezia Terme. Anche per loro, dopo quanto accaduto pochi giorni fa ad altri due colleghi, saranno necessari alcuni giorni di prognosi. Sulla vicenda è intervenuto il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano. Siamo esasperati per quanto continua ad avvenire alla Lamezia Terme, ma non solo, ha detto all'AGI, considerato che dobbiamo fare i conti con un vero e proprio bollettino di guerra. I poliziotti aggrediti e malmenati sono sempre di più, mentre resiste il silenzio di uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza dei suoi stessi difensori. Anche questa volta sarebbe bastata avere i taser a disposizione per bloccare l'aggressore, ma nessuno sembra voglia assumersi la responsabilità di decidere. Taglia pneumatico ad autocarabinieri, arrestato 25enne a Crotone. Ha tagliato uno pneumatico dell'auto dei carabinieri che era parcheggiata in Piazza Duomo. Per questo un uomo di Crotone di 25 anni con precedenti è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il fatto è accaduto poco dopo le 17, mentre i componenti di una pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia di Crotone stavano svolgendo degli accertamenti in un esercizio commerciale. L'uomo si è avvicinato all'auto dei militari danneggiando senza alcuna motivazione uno pneumatico con un coltello. Notato dai carabinieri di pattuglia, l'uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato al termine di un breve inseguimento a piedi, dopo aver opposto resistenza e aggredito gli operanti. L'uomo durante il tentativo di fuga è anche caduto a terra, rallentando la propria corsa. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. La storia dalla parte dei vinti, briganti e brigantesse, importante progetto presentato a Mongiana. Si è svolto presso il Museo delle Antiche Reali Ferriere a Mongiana un incontro organizzato dall'Istituto Comprensivo Statale di Fabrizia relativo al progetto La storia dalla parte dei vinti, briganti e brigantesse nell'Ottocento in Calabria. Dopo i saluti introduttivi della dirigente scolastica, dottoressa Maria Carmen Aloi, e del sindaco di Mongiana, Francesco Angilletta, la parola è passata al sacerdote professor Ferdinando Fodaro, docente responsabile del progetto, il quale ha relazionato sull'importanza di conoscere e tramandare la storia dei nostri territori alle giovani generazioni. L'argomento sui briganti e le brigantesse è stato successivamente curato e approfondito dalla professoressa Carmela Maria Spadaro, docente presso l'Università Federico II di Napoli. A seguire si sono svolti i dibattiti con i ragazzi che hanno presentato i loro lavori. Sentiamo in merito le interviste. Allora, sono particolarmente felice di questo incontro di stamattina con gli studenti delle classi superiori, perché è soprattutto agli studenti che vanno trasmesse il valore della ricerca ha un significato se riesce a far passare il messaggio agli studenti della riscoperta delle radici, della storia, e perché il presente non è staccato dal passato, bisogna cercare di leggere e spiegare alcuni fenomeni del presente rivedendo alcune cose del passato. Non ci sono operazioni né di nostalgia né di voler dare un'interpretazione a tutti i costi. Si tratta di vedere quelle fonti, io non direi neanche di revisionismo, ma di lettura di fonti che sono state ignorate, perché ne sono state privilegiate altre, perché le motivazioni le conosciamo, andavano in una certa direzione, però siccome le problematiche permangono, i conti non tornano, allora se vogliamo far quadrare i conti e avere un paese davvero pacificato e unificato, da nord a sud, con le stesse opportunità per tutti, dobbiamo anche farci alcune domande.
Questi incontri di storia sul passato ci servono proprio a questo, altrimenti non ha senso fare tavole rotonde, convegni che insomma ci fanno mettere bella mostra, fanno fare bella figura. Quindi io sono particolarmente felice che si possano anche replicare occasioni come questo, perché intanto ho visto studenti molto attenti, entusiasti di conoscere delle cose che non conoscevano, e dunque mi auguro che ci siano anche altre occasioni sicuramente per spaziare su argomenti che non sono strettamente legati al periodo che abbiamo trattato oggi, ma si tratta di ripercorrere un po' la storia a 360 gradi, storia di un territorio che è stato sempre messo ai margini per una sorta di pregiudizio che, partendo da una certa epoca, è andato a ritroso, ad infangare, consentitemi, la memoria anche di un passato più risalente, che invece va riscoperto, perché è lì che sono le nostre radici, la nostra storia, le caratteristiche di un popolo che ha tutti i numeri per farsi invidiare e invece a volte si fa, come dire, compatire. Ebbene, ci troviamo nel Museo delle Ferriere di Mongiano, che rappresentano un po' un monumento di quello che era l'estro calabrese e soprattutto meridionale. Noi come scuola stiamo portando avanti questo progetto che permette ai ragazzi di fare una ricerca storica, quindi una valutazione critica sugli eventi e gli avvenimenti che hanno riguardato il meridione, di tutta la storia un po' del meridione, dalla preistoria soprattutto al tempo dei Borbone di Napoli, quindi al regno delle due Sicilie. Una ricerca storica che, ecco, ci impegna appunto nella logica della critica a fare revisionismo, cioè aiutiamo i ragazzi a rileggere gli eventi e gli eventi cercando di comprendere la verità che c'è sotto quello che è accaduto e quello che i libri di storia non sempre raccontano in una maniera oggettiva. È un progetto interessante che oggi ha avuto modo di avviarsi con la presenza della professoressa Spadaro dell'Università Federico II di Napoli, che ha relazionato sulle figure dei briganti e delle brigantesse, e quindi i ragazzi possono attraverso questo progetto ripercorrere la nostra storia e avviare un'indagine storica su quelli che sono stati gli eventi dell'Unità d'Italia, dando una lettura anche diversa da quella che viene data nei libri di storia. Ricordiamo che il territorio in cui insiste l'Istituto Comprensivo è stato il cuore del Regno Borbonico, che ha visto anche momenti di grande gloria, di sviluppo economico, culturale, quindi rivalorizzare e rivalutare quel periodo storico, perché rappresenta parte del nostro passato, e noi non possiamo, come ho detto anche ai ragazzi, non possiamo leggere gli eventi del nostro presente se non attraverso una conoscenza consapevole del nostro passato, che è stato un passato glorioso. Gilda degli insegnanti Catanzaro Vibo Valentia, rinnovo degli organi statutari. In data 12 ottobre 2021 è stata convocata l'Assemblea Provinciale degli iscritti della provincia di Catanzaro e Vibo Valentia della Gilda Insegnanti per discutere in merito alle procedure riguardanti lo svolgimento del congresso provinciale e le elezioni del coordinatore provinciale e il rinnovo del direttivo. Il giorno successivo, 13 ottobre, si sono aperti i seggi elettorali per dare il via alle votazioni. Tra gli eletti, la nostra collaboratrice, professoressa Anna Maria Colabraro, e il chiaravallese professor Giampaolo Macri, ai quali vanno i nostri auguri di buon lavoro. La Gilda degli Insegnanti, sindacato italiano nato il 6 marzo 1988 come prima associazione professionale di soli docenti e aderente dal 1989 alla Federazione Gilda UNAMS e alla Confederazione CGU, ha come scopo principale la costituzione di aree contrattuali separate per docenti e personale ATA della scuola, per una migliore valorizzazione delle diverse specificità e il miglioramento delle condizioni contrattuali e lavorative. Sentiamo il coordinatore provinciale, professor
Antonino Dindiglia. Salve, sono Dindiglia Antonino, sono il segretario provinciale della GIRD di Catanzaro e Bibbo. Giorno 12 e 13 del mese di ottobre abbiamo rinnovato il direttivo provinciale. In tutta l'Italia, insomma, la GIRD sta rinnovando i suoi organi statutari e sono stato riconfermato come coordinatore. Come coordinatore provinciale è stato rinnovato il direttivo provinciale di Catanzaro e di Bibbo. Ci sono nuovi colleghi che sono entrati a sostituzione di quelli che sono andati in pensione e che sono stati sostituiti, i quali io li ringrazio. Ringrazio il direttivo precedente per il lavoro profuso. Ed ora un appuntamento. Subito dopo il nostro telegiornale andrà in onda uno speciale sui festeggiamenti di nonna Francesca. Vediamone uno stralcio. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra.